Ecco, signori, inaugurata. E domani mattina alle 6 ci passeremo sopra. Sì, va bene. Buongiorno e benvenuti a questa cerimonia di apertura al traffico della galleria di Monza, che con i suoi 1805 metri è tra i tunnel urbani più lunghi d'Italia. La galleria si inserisce nell'ambito dei lavori di connessione tra la statale 36 e il sistema autostradale di Milano e con la sua apertura al traffico migliorerà la sicurezza della circolazione stradale e conseguirà un beneficio ambientale, con particolare riferimento agli aspetti dell'inquinamento acustico e atmosferico. Infatti, aprendo la galleria, si determinerà una netta separazione fra i due livelli di viabilità. Il traffico principale della statale 36, che presenta punte di 70.000-100.000 veicoli al giorno, verrà trasferito in galleria, mentre in superficie il viale Lombardia, riprogettato in accordo con l'amministrazione comunale dal punto di vista ambientale e dell'arredo, sarà destinato ad uso delle funzioni urbane della città di Monza. Vorrei ringraziare innanzitutto il ministro Passa per le parole che ha scritto nel suo messaggio, che testimoniano l'attenzione con cui segue la nostra attività e forse traspare anche il rammarico di non essere qui con noi oggi. Anas è pronta a fare ancora di più, ad essere sempre di più un punto di riferimento per come devono essere realizzate le opere pubbliche in Italia. Dobbiamo ancora rafforzarci e avvicinarci di più all'operatività di mercato e su questo chiederemo al governo i provvedimenti necessari. È necessario, e concludo, il dialogo con il territorio, il dialogo con i cittadini, perché le opere che si realizzano sono effettivamente quelle che i cittadini reputano come utili, come necessarie. Dopo 5 anni di sofferenza, un po' per tutti, sia per i cittadini che per i commercianti della zona, sia per gli automobilisti, finalmente il tunnel atteso da tanti anni vede la luce, liberando dalla morsa del traffico e dello smog una parte molto importante della nostra città. Più di 20 anni di dibattito, 5 anni di lavoro, con qualche ritardo e parecchi costi in più, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. È una cosa storica quella che è accaduta oggi, anche se è soltanto la prima parte, ce la giochiamo su due tempi. Il secondo tempo è quello che riusciremo a realizzare sopra, però sicuramente oggi è importante, da oggi, da domani circa 80.000 autoveicoli potranno scorrere liberamente senza inquinare, senza fare rumore, e quindi è davvero un'opera, questa è un'opera oltretutto che segna anche in qualche modo il destino anche della nostra città e ovviamente lo segna in maniera del tutto positiva. Tutto in un territorio come questo, densamente abitato, densamente popolato, con un traffico che raggiunge livelli a volte insopportabili. E le infrastrutture, l'investimento in infrastrutture è una delle priorità che ho posto nella mia azione di governo della Regione Lombardia. Domani avrò l'occasione in Consiglio regionale di illustrare il programma di governo di questa legislatura, dei prossimi 5 anni, e ribadirò che una delle priorità è appunto l'investimento in infrastrutture. Le infrastrutture che sono già programmate, il completamento di queste, le infrastrutture che sono già in opera, le tre importanti e strategiche infrastrutture, la Pedemontana di cui si è parlato, la TEM e la Brebeni, che dovranno essere realizzate e completate rapidamente, nei tempi certi, nei tempi previsti, non solo in vista dell'Expo, ma perché è giusto che le infrastrutture siano fatte rapidamente. La Lega Nord di Monza e Brianza è da tanti anni
che si impegna per questa infrastruttura, abbiamo dato il sangue, abbiamo collaborato con i comitati per l'interramento, abbiamo perorato la causa in ogni forma. Ricordiamo che questa è una strada ANAS, quindi è incredibile, ma nel 2013 per questa infrastruttura siamo dovuti passare per Roma. Questi sono i motivi dei ritardi, l'altro motivo è che mancavano i soldi perché Roma non mollava i finanziamenti. Detto questo, ce l'abbiamo fatta, momento di felicità, momento di contentezza. Adesso però guardiamo avanti, abbiamo la sfida della Brebemi, abbiamo la sfida della Pedemontana, abbiamo la sfida della tangenziale est esterna, e guardando anche nel futuro prossimo, io spero l'allungamento e il prolungamento delle linee metropolitane sul territorio di Monza e Brianza. Per fare questo serve percorrere la strada indicata dal governatore Maroni, e cioè trattenere sul nostro territorio un po' più dei nostri soldi, perché il vero nodo sono la mancanza di fondi e di risorse che la nostra regione non ha a disposizione, pur contribuendo al bilancio dello Stato in modo preponderante. Questa è la locomotiva del Paese, a noi servono queste infrastrutture, servono nell'interesse generale del Paese. Roma deve capire che questi soldi servono per gli investimenti nell'interesse collettivo, primariamente dei Lombardi, ma indirettamente, vista la presenza di aziende sul nostro territorio, di tutta la collettività del Paese. Abbiamo finalmente un qualcosa che abbiamo iniziato insieme nel 2008, quando eravamo in giunta insieme. Io sono abbastanza commosso, e tu? Ma guarda, l'ha già detto chi ci ha preceduto, un momento storico non solo per Monza, la Brianza, la Lombardia, ma questa è una strada di transito di tipo europeo, 100.000 veicoli al giorno, di conseguenza stiamo facendo del bene anche ai camionisti tedeschi, svedesi, e francesi, polacchi, eccetera, eccetera. È una via di comunicazione di tipo europeo, tra un po' speriamo arriveranno la Brebemi, la Pedemontana, e quindi si cercherà di fare qualcosa ancora di più per questa zona. In effetti queste sono opere di tipo ecologico, è l'ecologia del 2000, che non consta solo di piantare gli alberelli ma di far viaggiare la gente più velocemente senza inquinare. Monza all'avanguardia, come cittadini monzesi siamo realmente orgogliosi, una grande opera, e pone Monza come una delle città più importanti d'Europa, possiamo dire così? Monza è all'avanguardia in Europa da circa 150 anni e ci rimarrà anche per i prossimi 150, su questo non c'è dubbio. Solo allora finalmente i quartieri di San Fruttuoso e Triante potranno essere nuovamente collegati. Per noi invece della provincia sono altri impegni, come quello per esempio ormai irrinunciabile di completare un'opera, la cosiddetta tangenzialina dell'ospedale di Monza, la famosa variante alla SP6 che è lì, bloccata da ben 11 anni. Abbiamo ripreso in mano il progetto, l'abbiamo esaminato insieme ad altri enti, rilevando le necessità di aggiornarlo, sia per ragioni tecniche che economiche. Ciò comporterà anche la ricerca di ulteriori finanziamenti, e proprio domani sapremo se sono arrivate le prime offerte per renderlo finalmente esecutivo. Da parte mia mi auguro che non ci siano più intoppi, anche grazie alla provincia di Milano che ha sbloccato la quota di risorse a suo tempo stanziata. Avvieremo la gara di appalto per riuscire a completare l'opera una volta aggiornato il progetto e reperiti i finanziamenti mancanti. Presidente della provincia, cosa ne pensa? Una cosa grandissima, vero? Per me è una liberazione, poi io abito a Triante, per cui ogni giorno guardavo il cantiere da 5 anni a questa parte e mi sembrava un sogno quello che stiamo vivendo oggi. Per fortuna non è un sogno, è una realtà, è una splendida realtà. I disagi sono stati tantissimi, lo sappiamo perfettamente, però oggi cerchiamo di guardare avanti, di guardare tutti i benefici che questa opera porterà a tutti noi. Ho fatto le scuse a nome delle istituzioni locali per tutti i disagi che hanno dovuto sopportare, e per i cittadini, penso anche alle imprese e alle attività commerciali lungo questa tratta, sono stati anni devastanti, anni drammatici. Speriamo adesso possano recuperare tutti anche la parte di fatturato che hanno perso in questo periodo di cantiere. Ma oggi è un'apertura fantastica, finalmente si apre questo tunnel che riporta alla viabilità originaria, quindi con una grande volontà dei nostri cittadini di andare verso Milano, oppure da Milano di andare verso le montagne. Quindi passano 100.000 macchine al giorno e finalmente diamo un po' di ossigeno alla nostra viabilità e soprattutto alle nostre attività, e quindi buon viaggio a tutti. Io sottolineo un fatto che è quello che ha detto anche il presidente Maroni Scannagati, che è stata una collaborazione tra enti. Io sono un comune confinante, quindi in questo periodo ho avuto dei problemi di smaltimento di traffico che passavano per Muggio, e quindi anche poi nelle riunioni che abbiamo avuto
in prefettura per quanto riguarda i percorsi alternativi qualora dovesse succedere qualche cosa in questo tratto, quindi abbiamo dato il nostro contributo. È una cosa interessante, aspettiamo che ANA si faccia due rotonde promesse, ma prima o poi arriveranno, e quindi vabbè, ci è voluto un po' di tempo. Ecco, l'unica cosa che, come succede in Italia, molto spesso le cose iniziano e non si vede la fine. Sì, io ho fatto il sindaco tanti anni e ho vissuto questa esperienza fin dall'inizio, dal sindaco Colombo al sindaco Scannagacci adesso. Tanto tempo, tante discussioni, molti costi per un'opera sicuramente importante dal punto di vista viabilistico, perché questi quattro ultimi chilometri che non erano stati fatti, realizzati quando si è tolto il semaforo fino a Colico, erano una vergogna, anche l'indesso in autostrada. Quindi sono molto contenta di questa inaugurazione, oggi sono presente qua come parlamentare, ma anche come ex sindaco, perché in realtà sto rivendicando, e lo farò nei prossimi giorni, sentendo già la Regione Lombardia stamattina, che venga realizzato anche il secondo tratto di questa opera, perché fin dall'inizio il progetto vedeva questo primo finanziamento e poi un secondo dall'uscita delle autostrade fino a Viale Sarca con l'arrivo dell'M5. Purtroppo l'Italia è così, fa fatica a programmare, spende tantissimo in progettazione, molto nei progetti che costano di più e poi alla fine non riesce a essere coerente. Quindi grande opera, molta contentezza, ma io credo che debba essere completata togliendo il semaforo e Cinisello e migliorando tutto l'assetto su Viale Fulvio Testi.